Vabbè, suppongo funzionerà, non lo so. Bene. Giuda. Avrei potuto usare il libro, però non ci ho pensato in tempo. Paura andare dall'altro lato. Ok, sì. Che brutta situazione. Quella che di partenza di Giuda. Mi mette sempre in difficoltà. Parecchio in difficoltà. Avrei dovuto usare il libro, ma non pensavo avrei avuto sto problema. Comunque non sono morto, che è la cosa più importante. Sto per dire, speriamo che la corsa... Beh, può essere utile. Finché non trovo un soul art, non sono tranquillo. Allora, visto che non voglio rischiare, uso strength subito. Perché sono abbastanza preoccupato che lui mi one shotti, che è una possibilità concreta. Che non si è presentata, però. Better safe than sorry. Mi pare che fosse. Forse sto dicendo una cagata. Niente, oh. Niente soul art. Non so come facciamo. Entrare al negozio con una sola chiave e quattro monete non mi sembra un'idea geniale, quindi. Ok. Sarebbe graditissimo avere una bomba, ma niente. Questo non dovrebbe essere troppo difficile, un po' macchinoso forse. Peccato per quella roccia tinta. Vita di merda. Ok, siamo calmi. Palle. La buona notizia è che siamo vivi, la cattiva è che non ci ha dato una beata minchia. E questo è pure abbastanza orribile come oggetto in questo momento. Madonna, sono tentato di usarlo il libro, perché queste cacchine qua si muovono in maniera imprevedibile. Quelle gialle peggio ancora. Prego, un soul art, uno. Ormai devo arrivare fino al negozio, eccolo. Ok. Potrei comprare la bomba, fare magheggi, eccetera. Non me la sento, voglio essere sicuro al 100% di avere un soul art.
Maledetto intramontabile Isaac. Devo stare attento però. Il peggio è passato. Allora, il solarte ce l'ha dato. La velocità l'accetto, la pillola potrebbe anche servire. Sinceramente Shade mi fa troppo cagare, quindi non lo prendo. E vado a prendermi la batteria. Così faccio passare un po' il Rio Wizard. Ah, che vita grama. Oh, grazie, grazie, finalmente. Fanculo stronzi, adesso c'ho la velocità. Non tantissimo, ma abbastanza. Per il momento. Mi sembra di star facendo questa stanza per la prima volta. Che spiacevole sensazione e che spiacevole stanza in cui siamo finiti dopo. Porto sfiga con Isaac io. Ah sì? E finora non mi posso lamentare, nel senso... è andata una merda, ma ho fatto solo un errore praticamente. Senti, cominciamo a usarlo sto libro. Una sola chiave. Sì, sì, sì. Questo sì, assolutamente sì, mi piace. Lo prendo volentieri. Meglio non rischiare, che non sono troppo fiducioso nella velocità che mi ritrovo adesso. Ok. Quindi io farei così. Per aumentare le chance di patto esclusivamente. La bussola mi piacerebbe averla, ma lo vedo un po' difficile. Direi che il boss ce lo possiamo fare. Mega move. Non è dei più facili, mi sembra. Questo campione qua, non me lo ricordo cosa fa. Sta andando giù senza interferire, che va bene lo stesso. Va bene. Questo è quello che genera i ragni. Niente patto, però il danno ce lo aumentiamo. Ok. Sì, è vero. È vero, mi sa che è così. Stavolta non sta andando male. Apparentemente, quindi. Vorrei che fossero le ultime parole famose, ma. Certo, non è ancora decollata. Questa run, però. I presupposti sono buoni. E non trovo abbastanza solo l'art da avere voglia di entrare nella cursed room.
Allora, qui cosa c'era? Una chiave che potevo raggiungere? No. Un baule che posso raggiungere, cose chiuse che comunque non posso aprire. Magari non troveremo più chiavi e questa run sarà condannata per questo. Come non detto. Ok, allora. E infatti è qua. Ok, non è eccezionale ma non è completamente inutile. Questo lo posso pure prendere. 0 chiavi. Ok, quindi bomba qua. Mi sembra che già l'ho fatto fuori un tizio in questo piano. Cazzo. Brutta situazione. Non è la fine del mondo però. Questo è interessante. Molto buono. Potenzialmente buono. Immediatamente buono, superiormente buono. Allora, non ho chiavi, non ho le fottute chiavi. Non ci posso credere che c'è tutto sto ben di Dio e non ho le chiavi. Forse lui me ne dà una, ci conto, questa è la mia speranza. Mi sono scordato di usare il libro, ormai è troppo tardi. No, mi dà una moneta e una chiave gigante. Buonasera, Nico. No, non mi sono informato. Ancora è presto, però, per pensarci. Io la boss rush la dovrei fare. Allora, questo lo posso prendere. Poi vaffanculo. Niente chiavi neanche adesso. Però bombe. Aspetta, dunque. Io posso mettere una bomba qua. The Sun. Rettifly è buono. Non sono riuscito ad entrare al negozio. Non troverò sicuramente una chiave e non mi posso prendere un oggetto angelico che ce n'erano di veramente buoni. Porca troia. Sembrava che andasse bene, in realtà non arrivano proprio le chiavi in questa partita. Giustamente no. Mi ha abbassato il danno. E niente, non posso fare assolutamente nulla. È una merda, sì, è una sfiga assurda, però cioè non le ho sprecate le mie chiavi, semplicemente il gioco non me le sta dando. E aver rinunciato a tutto quel ben di Dio, guarda. Beh, ne potevo prendere solo uno, però già prendendo il Void sarebbe stata una gran cosa. Le ho provate veramente tutte. Grazie, adesso me la danno la chiave. Merda.
Beh, comunque siamo veloci, questa è una buona cosa. Ok, arrivano le chiavi. Qui c'è un negozio. Il nostro penultimo negozio. Con head va bene. Qui vale la pena fare questa storia. Ok. Va bene anche così. Vediamo cosa ci riserva il negozio. Macchinetta di reroll. Niente che ci serve adesso. Il PhD mi piacerebbe, visto che abbiamo beccato un sacco di pillole negative. Telepills, va bene. E anche quello è interessante, devo raccimolare un'altra moneta. Molto divertente. Ok, già meglio. Sto giocando in maniera parecchio aggressiva, devo ammettere. Porca puttana. Mi sono detto evita il centro, evita il centro, evita il centro. Però mi ero scordato che anche i bordi fossero un territorio pericoloso. Altra chiave. Cazzo. Ok. C'è roccia? No, non c'è roccia. A proposito, lì c'è una roccia tinta. Qua. Worth it. Aiuto. Le cose tutte scazzate. Allora, necropoli. Sì, non abbiamo altra scelta. Ok, qua il libro è importante usarlo, direi. Bene, molto bene. Allora, questo mi serve. Adesso le chiavi le abbiamo. Minchia, c'è il volo. Oppure mi sa che il volo è la scelta migliore. Praticamente è l'equivalente di Spirit of the Night. Direi che posso andare, devo anche fare in fretta perché ai 20 minuti non manca tantissimo. Però con volo e colpi spettrali dovrebbe essere tutto più semplice.
che non sia la strada giusta. Abbiamo pure un'elevata velocità, che è una buona cosa. Magician. Anzi, facciamo una cosa intelligente. The Sun non mi servirà in altre situazioni. Lo uso subito, così so esattamente la strada che dobbiamo fare. Perché questa è l'ultima cosa a tempo che dobbiamo fare in questa run. Questa stanza ci ha fatto perdere tipo un minuto da sole. Io scemo che non uso il libro. Ma proprio scemo nell'animo. Ci penso solo dopo. Non ho bombe. Ok. Però ho chiavi. Che schifo. Allora, ce la facciamo arrivare al boss? Sì. Però non possiamo passare dal negozio. Penso che ce la facciamo almeno. Se non capitano tutte stanze così. Che palle. Va bene anche così. Allora, facciamo un'operazione che secondo me aiuta. Ultima chiave. Ok, niente patto. Serve la Polaroid. Wow, che merda. Da una parte abbiamo un oggetto che mi danneggia e dall'altro, cioè, ma seriamente devo... Ah, stavo chiedendo come facessi a sapere che ho mangiato la pizza. Poi mi sono ricordato di averlo scritto. Ma non era un granché, però almeno era il gorgonzola. Quindi la domanda è: mi voglio abbassare il range? Oppure voglio avere un coso che rompe i coglioni in giro per la stanza? Temo di volere questo. Non mi piace sta situazione. Ok. Abbiamo tutto il tempo del mondo. E dalla prossima andata sarà più facile, perché almeno posso usare il libro. Morirà prima o poi. Prima che io muoia di noia. Ecco, questo è un effetto proprio. Ho cercato di colpirlo col coso che era rischiosissimo, però non ne potevo veramente più. Ma porca puttana. Cominciando a rimpiangere la number one, che forse tra l'altro col tractor beam non funziona il range down, ma credo di sì.
Ma certo, perché adesso prende di mira anche l'altro. Eh già, non siamo per niente OP. Spero che almeno l'oggetto della boss rush valga la pena, perché sennò la situazione è drammatica. Ma guarda, quando mi serve non mi aiuta. Ma porca troia. Sì, non lo devo prendere mai più questa cosa. A costo di prendere un range down di quel calibro, guarda. Questo famiglio qua è veramente odioso. L'idea è carina, però non funziona nella pratica perché ti confonde tutti i pattern. Come quando giochi in due, o in tre. O in più di tre. Merda. Oh, eccoti. Cazzo, sei tu. E questo magari mi dà una mano, fa un po' di crowd control. Così. Prima magari ci occupiamo di Haunt. Ok. Secondo te è meno peggio Scapegoat? Non lo so. Perché a quello mi posso adattare, questo qua invece mi manda continuamente in confusione. Specie nelle stanze grandi. Ok. Apprezzo quello che hai fatto. Ecco, lo sapevo che se non stavo attento rischiavo. Muori, stronzo maledetto. Cazzo. Ah. Tanto vorrei il carbone.
Ah, è blot, molto bene. Ah, ok, ti sei ricreduto. Sì, no, stasera. Beh, finora è andato tutto bene, però sì, è difficile. Io continuo a usare il libro così a caso, non so. Tanto. Mamma mia. L'ombra di Giuda. Allora, quello a destra è molto buono, cioè quello a sinistra è molto buono, però penso di aver no, non ho bisogno realmente di un respawn, cioè penso di poterne fare a meno. Dovrei riuscire a cavarmela lo stesso anche nel caso di Sacrifice Room. C'è qualcosa di ancora vivo? Ah. Ok. Vediamo cosa si può fare qui, in questo piano. Purtroppo non ho trovato modo di teletrasportarmi fuori. Ricordiamocelo, l'ombra di Giuda non l'ho presa, strano perché di solito la prendo, però non l'ho ritenuto opportuno questa volta. Ed esploriamo tutto con calma. Tutto con calma. Sono contento di aver preso questi muchi qui, sinceramente, stanno aiutando parecchio. Ah, cazzo, è vero. Devo essere rivolto pure con me con il laser. Vabbè. Cazzo. Comunque a me non piace tanto il Book of Belial. Perché semplicemente non lo so usare. Cioè, mi viene di non usarlo mai, quindi lo spreco un po'. Invece ci sono tante situazioni in cui avrei dovuto usarlo. Oh, una bomba, che rarità. Però è buono che basta che gli appiccico un po' di questi cosi addosso e poi dopo un po' muore. Che mi serve qualche stanza buona in particolare, senza combattimenti.
Allora, self sacrifice non ce ne sono ancora. Le chance di patto sono buone, ma potrebbero essere migliori. Con 9 chiavi direi che sì, si fa. Ok, approvo. Hermit non mi serve, però lo posso tenere per teletrasportarmi da qualche parte. Ok, quella Aquarius non è il massimo. Non so. Non so se prenderlo, non mi sembra che ne valga la pena. Vorrei cercare la stanza segreta. Potrebbe essere magari qui. Sembra possibile. No, allora è qui. Molto bene. Niente senza il sacrificio. Una controllatina qua, casomai c'è Small Rock, niente. A sto punto. Ah, giusto, giusto, bella idea. Me lo dimentico sempre, ma è una buona norma farlo, assolutamente sì. È una cosa che io, quando me lo ricordo, faccio. Ma non mi ricordo praticamente mai. Credo che la Power Pill... No, allora la cosa migliore è la Perks. Quindi prendiamo la Power Pill. Perfetto. Ok, potrebbe essere un punto di svolta. O forse semplicemente un punto di punti. Va bene. A sto punto. Ok. Una power pill e tanta roba, perfetto. Ok. Allora, tanto per cominciare combattiamo lui. E per farlo forse è meglio usare prima di Elo. Dai che morirà in fretta con tutta sta roba attaccata, cazzo. Abbiamo già le lacrime al cap, quindi non mi conviene prendere nessuno dei due. Mi conviene tornare a prendermi quella pillola che avevo detto che mi poteva tornare utile, anche se... Ok, vale la pena controllare. Cosa sto sbagliando? Ah sì.
Tracciatinta in alto a sinistra nella stanza dei boss. Minchia, no. Io non. Quelle là. Grazie, questo può essere utile. Io non le vedo proprio quelle nell'uomo. Cioè, zero. Cioè, non ho mai abituato l'occhio e non riesco proprio. Cioè, per me è come se non esistessero da quel punto in poi. Questo è interessante. Tagaz. Blank rune. Quindi. Ok, peccato. Speravo in qualcos'altro, ma va bene. Non c'è la stanza del sacrificio, che è un problema. Yera e Dagaz. Vediamo con Yera se possiamo fare qualcosa di figo. Entrare lì dentro sarebbe figo, ma non si può. Nella stanza del dado spero di trovare un numero 5 a questo punto. Sarebbe fantastico trovare il numero 5. Ok, qui dentro c'entriamo. Niente di utile. Questo lo apriamo. C'è una bomba qua. Tanti soldi, va bene. Poco verifichiamo cosa c'è nella stanza del dado. Se mi sa qualche sborata, niente di utile. Il 3, ok. Il 3 può essere interessante in realtà. Quindi lo lasciamo lì dove sta. Devo lasciare a terra più roba possibile, mi sa. Sono abbastanza sicuro che sia la cosa migliore da fare. Ok, quindi le monetine le lasciamo che non sono prioritarie. I cuori ovviamente li lasciamo. I bauli li apriamo magari. Anche le chiavi in effetti potrei lasciare. Ok, un cuore non serve. Vediamo che cosa ne caviamo da questo. Qualcosa. Possibilmente. Va bene. Bene, ci si fa It Lives. Penso di aver fatto un punteggio da top 200 al momento. Non,
spero di non sbagliarmi. Anzi, possibilmente arriverei in top 100. Però la vedo un po' dura. Impatto. Potrebbe uscire la pala. Oppure no. Potrebbe non uscire la pala. Ma lasciamo lì, dai, tanto. Allora, attualmente la stanza con più roba, tipo questa, sto pensando di... Ok. Strength. Usiamo questo. L'avrei dovuto raddoppiare prima. Va bene. Usiamo Iera. È un esperimento quello che sto facendo, perché non ho più idee su come sistemare questa run, che non riesco ad andare oltre. Questo ci dà... C'ho Diamonds, che lo potrei usare semplicemente per i punti. Ok, abbiamo rirollato tutto. Se ci esce una runa, siamo a cavallo. Ma la vedo difficile, sinceramente. Decisamente no. Io controllo per sicurezza. Tanto abbiamo finito. Però abbiamo generato una chest, che male non fa. Altre chiavi, un amuleto che è carino. Ok. Così facciamo prima. Con questo raddoppiamo i nostri soldi, che sono altri punti. E infine altri soldi. E terminiamo così. Vediamo come mi sono posizionato. Minchia, 66esimo, non male, ma non me l'aspettavo. Mi sarei dato alla meglio 80-90. No, non è che non l'ho controllata, è che non ci posso entrare nella challenge room, non ho proprio come ridurmi a un cuore. Grazie comunque. 5 è quello che ti fa rivedere il piano, esatto. Sì, lo so che ha la X come tutte le altre, solo che è proprio... non te lo so spiegare, niente.